Benvenuti a Caffè Novecento. Questa sera tratteremo il settore metalmeccanico e qui con noi per parlarcene c'è il dottor Mauro Bailotti. Buonasera e benvenuto. Buonasera a lei. Lei è amministratore unico e socio dell'azienda e qui con lei c'è la dottoressa Elisabetta Bailotti. Buonasera e benvenuta anche lei. Buonasera. Responsabile amministrativo e commerciale estero dell'azienda Loop di Bailotti. Un'azienda, come dicevamo prima, che opera nel settore metalmeccanico, ma è un'azienda completamente familiare. Infatti, qui davanti a me ho i due fratelli. Un'azienda che è nata nel 1968, quindi ha una bellissima storia alle spalle. Esatto. La Loop di Bailotti nasce nel 1968, viene fondata da nostro padre e dai suoi fratelli. È un'azienda che all'inizio produce utensili per la macinazione e triturazione del legno e poi nel corso del tempo va evolvendosi andando a produrre utensili per la macinazione e triturazione di molti altri materiali, che possono essere la plastica o il riciclaggio dei pneumatici, e poi si specializza anche nel settore della siderurgia, andando a produrre quegli utensili necessari alle acciaierie per il taglio colata, per il taglio dei metalli, per tranciare il rottame. In particolare, poi nel 2016 si completa quello che è il passaggio generazionale, passa tutto in mano ai figli, e io divento amministratore unico. E proseguiamo quindi con l'azienda in questo senso, nello sviluppo. Quindi continua la crescita, ma c'è l'aggiunta della famiglia all'interno, Esatto. questa cura della tradizione familiare che ovviamente continua nel tempo e migliora, ovviamente cambiando i tempi e anche cambiando il mercato, quindi ascoltando anche le esigenze del mercato che cambiano continuamente. Andiamo a Certo. vedere un attimino in che modo si è evoluto il vostro core business, anche perché so che l'azienda si divide in alcuni rami all'interno. Certo, come ho detto prima, abbiamo la produzione di utensili per la macinazione e triturazione del legno, e in questo caso i nostri clienti sono i produttori di pannelli, di pannello truciolare, di OSB, di MDF, che usano appunto i nostri utensili per triturare il legno e quindi produrre il loro prodotto finito. Oppure le grosse acciaierie, questo per il settore siderurgico, che usano i nostri utensili per il taglio colata, per il taglio poi del loro prodotto finito, oppure per tranciare il rottame che poi viene utilizzato per la produzione dell'acciaio. E infine ci siamo anche specializzati e focalizzati nel settore del riciclaggio e sviluppiamo quindi utensili per il riciclaggio dei materiali, quindi la triturazione e macinazione dei rifiuti, triturazione e macinazione della plastica, riciclo delle lattine, riciclo delle cassette, riciclaggio dei pneumatici usati. Quindi i nostri clienti sono sia gli utilizzatori finali di questi prodotti, quindi quelli che hanno impianti di riciclaggio, sia che poi i produttori di macchinari che installano i nostri utensili sulle loro macchine. Per avere un ciclo pulito. Esatto. In questo senso, tra l'altro, partecipiamo da molti anni alla Fiera Ecomondo di Rimini, che è molto, molto rinomata proprio per questo settore del riciclaggio. Certo, immagino, anche perché oggi come oggi anche un occhio un po' allo spreco, all'ambiente è sempre giusto averlo, anzi importante direi. Importantissimo. Ma io direi che comunque voi avete una forza molto presente, ovvero la tradizione, la passione che c'è nelle aziende di famiglia, ma non penso che sia l'unico. E quindi parlerei con la dottoressa Elisabetta di in che modo vi distinguete dai vostri competitor. Beh, sicuramente la nostra primaria attenzione, quello anche che ci contraddistingue, è la ricerca di una qualità sempre maggiore. Questo implica non solo qualità sul prodotto, finale, ma anche una costante ricerca di quello che è il materiale, l'acciaio più adatto per la costruzione degli stessi. Inoltre, un valore aggiunto che noi diamo è sicuramente, l'attenzione verso le esigenze del cliente, quindi ci interfacciamo molto con loro per capire, nello specifico del loro impianto qual è la necessità primaria e con loro, appunto, concordiamo, delle prove o comunque, delle migliorie anche all'utensile che noi produciamo, per migliorare la loro produzione. Pertanto, spesso e volentieri riusciamo anche a realizzare un prodotto che è proprio specifico per il singolo cliente, quindi è una ricerca sempre costante e questo, diciamo, ci ha molto premiato perché appunto abbiamo dato questa particolare attenzione a quello che è l'utente finale di quello che realizziamo. Certo, anche perché un cliente soddisfatto
è gratificante per un'azienda, soprattutto quando arrivano delle richieste o delle esigenze veramente difficili, a volte da comprendere, molte volte anche da realizzare. Quindi soddisfare al pieno un cliente direi che è una caratteristica non da sottovalutare per un'azienda. Assolutamente. E mi chiedo, quali strategie di marketing avete utilizzato nei periodi un po' così, diciamo, in periodo di crisi? Ne parlerei con il dottor Mauro. Certo, nel periodo di crisi abbiamo cercato di sviluppare appunto prodotti personalizzati proprio perché c'era la necessità di coprire certe esigenze del cliente, quindi ci siamo specializzati maggiormente nella produzione di utensili particolari. Inoltre in questi periodi di crisi abbiamo cercato di sviluppare i mercati esteri dove c'era appunto la possibilità di svilupparsi e abbiamo spinto molto sia sul controllo di gestione interno, questo per avere un maggior controllo sui costi e sui tempi di sviluppo del nostro prodotto, e sia sulla ricerca di nuove metodologie di produzione e gli investimenti poi che abbiamo operato sui macchinari per velocizzare la produzione, quindi contenere i costi e migliorare il prodotto finale. Certo, fare investimenti è importante, però bisogna sempre farli giusti e come ha detto lei è importante continuare la ricerca e ascoltare un po' come cambia il mondo e il mercato attorno a noi, quindi ascoltare continuamente le esigenze che cambiano e rispondere al meglio, direi. Ma qual è la filosofia aziendale che avete operato fino ad oggi? Ne parlerei con la dottoressa Elisabetta. Beh, sicuramente la nostra filosofia è sempre stata quella di andare incontro al cliente, come anche all'interno della nostra azienda andare incontro ai dipendenti, quindi cercare di creare un ambiente che sia confortevole per loro e anche un ambiente che li sproni, diciamo, a produrre in modo sereno e diciamo ad aiutarci in questa difficile lavorazione, continuo, sì. Crescita e percorso. Ma io vorrei sottolineare una frase molto bella che ha detto, a parer mio, che voi non andate soltanto incontro al vostro cliente finale, andate anche incontro ai vostri dipendenti, quindi c'è proprio un ambiente di squadra, un ambiente proprio familiare anche con i vostri dipendenti all'interno dell'azienda, e questo secondo me è una marcia in più. Sì, assolutamente sì, anche perché se il dipendente è sereno e lavora tranquillo, diciamo, sicuramente siamo tutti più produttivi e sicuramente... Certo, si ottengono meglio i risultati. Esatto. Anche perché è gratificante, come dicevamo prima, ottenere continuamente risultati e anche comunque buoni feedback dai clienti finali. Direi che comunque essere flessibili, saper rispondere alle richieste del cliente in modo tempestivo e anche al meglio, sono comunque dei punti di forza molto importanti per l'azienda, tra cui anche andare incontro al vostro dipendente. Eh certo, sì, sicuramente è una cosa non sempre facile, però che certo. Cerchiamo sempre di attuare nel nostro piccolo, ecco. Poi all'interno di un'azienda familiare si respira molta passione comunque e voglia di andare avanti senza farsi frenare dagli ostacoli. Ma nel caso in cui, perché è possibile, ci siano degli ostacoli nel futuro dell'azienda che si possono incontrare tutti i giorni, anche una persona normale può incontrarli, in che modo li volete superare e che cosa si respira nel futuro dell'azienda? Ne parlerei con il dottor Mauro. Sicuramente li affronteremo sempre con la grinta che ci ha contraddistinto in questi Bene. Anni, senza perdere l'entusiasmo che ci ha contraddistinto. Ecco. Nel nostro futuro vedo lo sviluppo di alcuni prodotti particolari. Pensi che alcuni utensili che produciamo siamo solo in due al mondo che li producono, noi e un'azienda statunitense. Quindi okay. Su questo vogliamo spingere, vogliamo entrare ulteriormente su questi mercati e quindi vogliamo poi investire sui nostri impianti per migliorarli e per crescere proprio su questi mercati dove in questo momento stiamo entrando in modo massiccio. Anche perché direi che ampliando i mercati arriveranno delle esigenze diverse da cliente a cliente, anche certo. Lì sta nel rispondere al meglio. È importante dare le risposte giuste al momento giusto e su questo siamo sempre stati molto, molto attenti e molto, molto veloci nelle risposte al cliente, quindi abbiamo sempre progettato insieme a lui soluzioni che potessero migliorare il suo prodotto.
Certo, soprattutto soluzioni, che direi che nel vostro settore come parola è importantissima. Sono fondamentali. Io ringrazio entrambi di essere stati qua con noi questa sera, è stato un piacere. Ricordo che qua con noi c'è stato il dottor Mauro Bailotti, amministratore unico e socio dell'azienda. Grazie. Grazie a lei, buonasera. E la dottoressa Elisabetta Bailotti, responsabile amministrativa e commerciale estero dell'azienda Loop di Bailotti. Grazie mille. Grazie a lei. E noi non ci spostiamo perché, come potete vedere, i nostri ospiti hanno veramente sempre tanto da raccontare qui a Caffè 900.